Grazie, grazie Sindaco, buongiorno. Vabbè, intanto prendo atto e sono molto soddisfatto della risposta del Presidente sull'ipotesi di cessione di alcuni beni spacchettandoli, quindi scongiura questo rischio, fa molto, molto piacere perché appunto a Santa Cesarea c'era qualche dubbio su questo tema. Poi è vero, io non ho voluto fare tutta l'analisi, diciamo, delle prospettive, dei trasporti, dell'importanza, rilevanza, del benessere, insomma su tutte cose che abbiamo già discusso, magari. Ecco, proprio perché vogliamo essere sintetici, ci concentriamo su alcune domande specifiche. No, io poi mi sono rifatto all'ASL perché di fatto è l'ASL che ha fatto la comunicazione, l'unico, diciamo, documento ufficiale è quello dell'ASL e chiaramente ci sarà stato, e sono molto contento di questo, un impegno da parte della Regione per queste risorse da destinare immediatamente agli stipendi e alla riapertura delle terme. È chiaro che però, ripeto, sono condizionati da una decisione che potrebbe prevedere, speriamo di no, scongiuriamo questa ipotesi, la restituzione di importi. Ma comunque, adesso andiamo su queste domande specifiche al sindaco di Santa Cesarea. Quindi ci siamo lasciati la volta scorsa appunto che si era a buon punto e che si stava predisponendo questo bando per affidare la gestione a lungo termine, non ci ha dato esattamente un'indicazione su quanti dovrebbero essere gli anni di questa gestione per poter pagare la quota d'acquisto delle quote societarie della Regione che dovrà dismetterle per una cifra di 13 milioni e 700 mila euro. Quindi chiediamo al sindaco a che punto è il bando, quindi vorremmo avere le giuste delucidazioni che non abbiamo avuto nella scorsa edizione e audizione. E poi qual è la durata del bando? A quanti anni di gestione appunto ammonterebbe questa somma di 13 milioni e 700 mila euro e quando il gestore dovrebbe versare immediatamente le somme al comune di Santa Cesarea? Ci sono già grandi gruppi che vorrebbero partecipare a questo bando? Cioè, il sindaco ha già fatto un sondaggio, ha verificato se ci sono degli acquirenti o dei potenziali acquirenti? Chiaramente del settore, l'abbiamo sempre detto, mi raccomando che si faccia un'azione mirata su gruppi che possono garantire veramente il rilancio di questo prestigioso bene che abbiamo. Questo imprenditore, e qui ci ha già risposto il Presidente, o questo gruppo, no? Dovrebbe occuparsi anche del Mammoccione, ci ha risposto il Presidente, ci ha detto sì, che è inserito in questo bando, se così non fosse, se ci fa sapere che cosa potremmo fare di questa grande incompiuta. E poi, ripeto, qui è anche importante sentire gli assessori e la Regione, ecco. Qual è la posizione in merito, visto che, ripeto, non c'è stata mai una grande attenzione su questo gioiello prezioso, l'abbiamo chiamato così. Queste sono le domande, Sindaco, grazie. Sindaco, le nostre domande. Il Mammoccione, no? Voglio dire, tutti prendono. In questo bando noi inseriamo anche il cosiddetto Mammoccione, lo mettiamo e lo offriamo sul piatto perché noi vogliamo tornare all'idea di prima, cioè quella di spostare proprio il nuovo centro termale sopra, che è il fine per cui è nato il Mammoccione. Quasi il Mammoccione doveva rappresentare le terme di Santa Cesarea, nato negli anni 90, e quindi dobbiamo riprendere questa idea originaria di portare le terme proprio nel nuovo centro termale, che è di proprietà completamente del comune. È un nuovo centro termale che va riqualificato, perciò cerchiamo degli investitori seri e diamo una gestione a lungo termine intorno agli 80 anni, proprio per questo, perché chiaramente sì, devono riqualificare e rilanciare Santa Cesarea, però dobbiamo tenere presente anche delle esigenze del privato che viene a investire per Santa Cesarea. Quindi, ciò sarà inserito nel bando. Bene, la solidità del gruppo è determinante perché solo per ripristinare il Mammoccione nelle condizioni in cui si trova, lo sappiamo tutti, abbiamo un conto economico di quanto dovrebbe essere a questo punto, no? La reale forza economica del gruppo che dovrebbe intervenire vincendo il bando e rilanciando le terme. Avete un piano economico? Io grazie Presidente, veramente voglio ringraziare gli assessori Ibrahi e Delinoci, il sindaco di Santa Cesarea e il presidente delle terme. Io, come dire, continuerò ad accendere un faro su questo tema. Mi fa piacere perché poi al di là
di chi ha le competenze specifiche. È chiaro che nella fase di dismissione delle quote sono in capo al presidente e al suo ufficio di gabinetto, no? Però oggi acquisisco questa disponibilità da parte degli assessori al turismo e sviluppo economico ad accompagnare questa fase, ma principalmente accompagnare il futuro delle terme. E mi farà piacere riscontrare con voi questa prospettiva, che è una prospettiva che non è soltanto limitata, come giustamente ha sottolineato l'assessore dell'Inoci e l'assessore Brei, a Santa Cesarea o alle terme, ma a tutto il resto. Io aggiungo al modello Sirmione, segnalato dall'assessore Brei, il modello Ischia, dove le acque sono bene comune, vengono messe a disposizione di tutte le strutture turistiche, tutti gli alberghi, i B&B, tutti hanno la piscinetta, il parco termale, la possibilità di poter utilizzare queste acque, di cui non abbiamo parlato oggi per non ripeterci, ma sono qualcosa di straordinario, unico in Italia. Quindi queste terme possono rappresentare veramente, ecco, un richiamo importantissimo per lo sviluppo turistico. L'aspetto dei trasporti è altrettanto importante, l'abbiamo detto, abbiamo una mulattera che collega Maglie a Santa Cesarea, quindi è veramente necessario intervenire anche su questo. Sono strade provinciali nella maggior parte dei casi, e poi anche la rete ferroviaria. Proprio più tardi abbiamo un'altra audizione dove tratteremo il tema delle ferrovie sud-est, dell'elettrificazione e la necessità di potenziare quest'altra struttura determinante per il rilancio del turismo e non solo del Salento. Quindi io sono soddisfatto di questa audizione. Ho lanciato un'idea che mi auguro possa essere condivisa anche dagli assessorati, quello del tavolo tecnico, un tavolo che tenga sempre aggiornata la situazione, che possa far partecipare tutti i protagonisti della vicenda. Grazie veramente.